Ciao Giovanni! Buongiorno a tutti! Sempre noi, sempre qua. Oggi si parlerà di deposito prezzo dal notaio. Legge 124, 4 agosto 2017, quindi roba fresca fresca. Esatto. Di cosa si parla? Si parla della possibilità di depositare il saldo prezzo, quindi la differenza tra il prezzo d'acquisto e la caparra già versata, in un conto intestato al notaio. La somma depositata verrà poi trasferita al venditore una volta realizzate le condizioni poste, che possono essere la trascrizione dell'atto, la cancellazione di determinate ipoteche o l'avvenimento di alcuni fatti che possono essere altre condizioni stabilite dalle parti, esatto, qualsiasi siano. Questo incarico può essere attribuito sia dall'acquirente che dal venditore. In realtà non è che sia un obbligo, è chiaro che è molto più probabile che sia l'acquirente che richieda l'applicazione di questa normativa. Tanto scalpore e clamore ha fatto una clausola di questa nuova legge che ha fatto sì che gli interessi che vengono maturati sul deposito di queste somme nei conti correnti dei notai vengano prelevati dallo Stato. Che? Dopo, in realtà, questi fondi andranno a sostegno di un fondo speciale per le piccole imprese. Però, I notai ovviamente dicono: a noi ci costerà più tenere il conto aperto, la movimentazione dei soldi e tutto quanto, che poi i veri interessi che matureranno, perché le somme saranno nel conto pochi giorni, insomma il tempo della trascrizione, o relativamente saranno bassi rispetto ai costi della tenuta del conto. Tra l'altro il presidente Paolo Righi di FIAIP si è già espresso abbastanza decisamente contro questa decisione dello Stato di incamerare questi soldi, definendola come un'ulteriore tassa sulla casa. Però, evitando queste polemiche che non sono qui lo scopo di questo video, è molto importante sapere che per ottenere l'applicazione di questa normativa bisogna che sia una delle parti a incaricare espressamente il notaio. Ciò significa, giusto anche rendere edotto il cliente, che questo determina dei costi, perché non si è mai visto un notaio che sostenga dei costi per le parti, ma ovviamente ribalterà tutto sul cliente che è probabile che sia l'acquirente, ma può darsi anche che sia il venditore che lo richieda, quindi bisogna che le parti siano consce di questo fatto. La normativa c'è, è a tutela di chi compra, è sicuramente positiva, però avrà dei costi che bisognerà sostenere, ecco, quindi vanno aggiunti nel conteggio della spesa per una compravendita. Speriamo che questo video vi sia stato utile, e vi ricordiamo sempre di commentare, interagire con la nostra pagina, esatto, oltre a mettere mi piace, lasciarci i commenti e anche suggerirci i prossimi argomenti, tematiche che volete approfondire, così sapremo accontentarvi. Condividendo la nostra ignoranza verrà fuori qualcosa di intelligente. Ciao giovani! Alla prossima! Ciao!